Nasce la componente abruzzese di Azione, il partito fondato il 21 novembre 2019 dall'ex ministro Carlo Calenda. Una forza politica centrista che si rifà, almeno per quanto riguarda il nome, al partito d'Azione di Mazzini. Si basa su valori liberali e scaturisce da una scissione del Partito Democratico, a cui hanno poi aderito anche diversi esponenti di Forza Italia. Il coordinatore politico regionale è Giulio Cesare Sottanelli, mentre i coordinatori provinciali sono Alessandro Carbone per il Chietino, Moreno Fieni per il Teramano, Giovanni Fracassi per l'Aquilano e Stefano Torelli per il Pescarese. Vogliamo organizzare una classe dirigente politica competente, generosa, verso il prossimo e le future generazioni e che dica con fermezza: ora basta. Basta perché vogliamo restituire orgoglio e un futuro ai cittadini italiani che hanno fondato la storia della cultura di tutto l'Occidente, che ha fondato l'Unione Europea fino ad essere arrivata alla quinta potenza mondiale. Purtroppo da qualche anno non lo siamo più. Come dice bene il nostro leader Carlo Calenda, l'Italia è più forte di chi la vuole debole. Azione è un partito politico dove si incrociano le culture del liberalismo sociale e il popolarismo di Don Sturzo. La somma di queste culture fa in modo che da una parte c'è la libertà di crescere, valorizzando la persona, il merito e dando la possibilità quindi alle persone di attivare l'ascensore sociale per arrivare ad essere complessivamente tutti quanti insieme una nazione sempre più competitiva, in grado di confrontarsi in un mondo sempre più globale. Dall'altra parte la cultura della dottrina cattolica cristiana con la sensibilità di non lasciare mai nessuno indietro. Quindi una comunità deve crescere in maniera equilibrata. Quindi vogliamo portare avanti una cultura liberal-democratica. Azione quindi vuole rafforzare sì la presenza dello Stato, ma solo nelle tre funzioni che noi riteniamo fondamentali: la scuola, la sanità e la sicurezza.